Eccoci qua, ben trovati. Nuovo appuntamento in erboristeria con il nostro amico erborista Claudio Tardelli. Olè, ciao Buongiorno. Claudio, buongiorno, ben trovato. Di che pianta o fiore ci parli stamani? Parliamo della peonia. Bel fiore. Posso dire Molto, bel fiore? molto bella. Vediamola. Eccola qua. Ecco, un bellissimo fiore questo, eh. Questa è la forma, quella classica. Poi ora esistono varietà da fiore che hanno il fiore pieno, sono ancora Ancora più più belle. spettacolari. Quindi la particolarità della peonia, La l'utilizzo. peonia è una pianta interessante per il sistema nervoso. Praticamente è una pianta che smorza l'eccessiva irritabilità del sistema nervoso centrale, con ripercussioni positive sul sistema nervoso autonomo e in particolare a livello addominale. Cioè? Cioè riduce praticamente i problemi del sistema nervoso neurovegetativo a livello dei visceri, quindi Ecco. problemi gastrici, problemi intestinali, Ok. coliti, spasmi, No, crampi, è un fiore dolori importante. mestruali. In È un fiore molto importante. più regola praticamente l'attività gastrica e protegge le mucose dello stomaco, quindi è molto interessante proprio per i dolori gastroenterici in assoluto, iperacidità, gastriti, ulcere, colon irritabile, coliti. Come la si assume? Di solito si può assumere o in tintura madre o in tisana, come In abbiamo fatto. tisana, eh? Dopo vi Ok. darò una Sì. piccola ricettina. È interessante anche per dolori mestruali, sindrome premestruale e cefalee e emicranie, soprattutto se legate a problemi mestruali. Anche per le emicranie, Sì. le cefalee. Se volete vi do la classica. Certo. Questa ricetta è utile per dolori e spasmi del tubo digerente, gastriti, coliti, dolori mestruali e per cefalee e emicranie, come si diceva. Bene. Allora, peonia radice 25, angelica radice 20, achillea 20, melissa 20, artemisia 15. Essendoci delle piante a radice, quindi difficili da estrarre, si può mettere questa combinazione, cioè un cucchiaio di queste erbe, in acqua, lasciarlo una mezz'ora, un'ora Sì. o anche di più in ammollo e poi portare a ebollizione in modo da estrarre meglio le parti dure. Esatto, questa è meglio. Portarlo a ebollizione, spegnere, coprire, lasciare un 20 minuti, filtrare e bere. E bere. Almeno 2-3 tazze al giorno. Bene. Quindi serve, si è detto, per... Per dolori del tubo digerente, dolori mestruali, gastriti, coliti e emicranie e cefalee. E cefalea. Allora ti dico grazie anche per questa settimana e viva la Grazie a voi. peonia. A Ciao! presto.